Viene da dire diavolo di un Milan, visto che i giovani rossoneri, allenati da Stefano Nava, infliggono la berretta biancorossa la prima sconfitta stagionale dopo 3 vittorie consecutive, spodestando la squadra di mister Cagliari dal primo posto in classifica, per effetto della vittoria per 4-1 a Bolzano. Inizio di match col Milan a cercare di portare pressione alla difesa biancorossa, e a farne le spese è Taibon, che si fa soffiare palla a Davido su un comodo rinvio di piede e poi lo atterra in area. L'arbitro decreta la massima punizione, trasformata da crociata per il repentino vantaggio rossonero al secondo minuto. I biancorossi faticano a riemergere dalla falsa partenza e al quinto, su schema di punizione, cesta Galli libera in area Vido, che tutto solo non trova l'impatto col pallone. Biancorossi in soggezione, al 27esimo Paoli commette un fallo ingenuo su Fabbro, cagionando un calcio di punizione che crociata spedisce a lato di un soffio. Ma il primo vero affondo il Südtirol pareggia, con Daniel Gasser che ruba palla a Bonanni e entra in area di gran carriera, per poi servire Majdi, sul cui tiro Olivieri compie un miracolo, ma Mattias Gasser è nei paraggi e ribadisce un gol portando il punteggio sull'1-1. Biancorossi galvanizzati, con Majdi che 2 minuti più tardi si inventa un gol alla Del Piero, vanificato però dall'arbitro, che rileva una precedente posizione di offside. Si gioca sotto un nubifragio, col Südtirol ancora vicino al gol al 26esimo, quando sul traversone di Daniel Gasser il pallone perviene a Majdi, la cui conclusione a botta sicura trova una deviazione decisiva nel salvare il Milan dalla seconda capitolazione. Rossoneri che rischiano grosso anche al 41esimo, quando sul lancio in profondità Kofler è bravo a spalancarsi la porta dinanzi a sé, ma poi contrastato calcia a lato. Bel primo tempo che si conclude sull'1-1. Si riparte col Südtirol che prova a replicare l'ottimo finale della prima frazione, ma al 12esimo il Milan si riporta a condurre, con Breglia che commette un brutto fallo su Bolis, ma l'arbitro accorda il vantaggio col pallone che perviene a Vido, che fa 2-1. Ad azione conclusa l'arbitro ammonisce per la seconda volta Breglia, che viene conseguentemente espulso, lasciando il Südtirol in 10 uomini. Non è giornata neanche per Taibon, che perde palla in uscita permettendo a Vido, calciatore della primavera rossonera, di siglare il 3-1 e la doppietta personale. 2 minuti più tardi c'è anche il poker rossonero, con incursione in area di Vassallo che poi piazza il pallone nell'angolino opposto per il 4-1 in favore del Milan. La partita di fatto si chiude qui. Vince il Milan, che infligge la prima sconfitta in campionato alla berretti biancorossa, ma il passivo è troppo severo perché per più di un tempo Majdi e compagni hanno fatto match pari.